Ciao, sono William Bisagni di blog Bisagni.it e oggi siamo direttamente dentro il cantiere a farvi vedere delle finestre di grandi dimensioni. Questa è la finestra che è larga 1,70 m per 240 di altezza. Unico vetro, abbiamo la possibilità di aprirlo a ribalta con una manovra inconsueta, dove la maniglia orizzontale, quindi la prima apertura che vado a fare è appunto a ribalta per cambiare aria e ne cambio intanto con questo sistema, e poi ruotando la maniglia in senso verticale, quando nelle finestre normali si fa la ribalta, qui si apre d'ansia. Voglio farvi vedere come è possibile aprire un arco così grande di dimensioni veramente veramente enormi. Visto io così si può capire la proporzione di questa finestra. E funziona perfettamente. Questo come è possibile? Perché nessuno riesce a fare questa cosa? Perché nessuno studia come andare a rinforzare tutto il sistema dell'anta e non vengono fatte delle cerniere che tengono su questo peso. Queste cerniere, ad esempio, sono in acciaio inox, che l'acciaio inox è un materiale che viene usato per fare cerniere. Di solito vengono fatte in ferro, ferro piccato. Il ferro piccato, sebbene sia resistente, è molto meno resistente dell'acciaio inox. Voglio farti notare però un'altra cosa molto bella. Oltre ad essere grande, rimane sottile, quindi non ho bisogno di fare delle ante molto grandi per essere robuste. Già con un'ante così sottile, di appena 5 cm, si riesce a fare questa finestra così grande. E le cerniere che ti ho appena detto, così resistenti, le salvinos, uno si aspetta dei segnaloni tipo da 4 metri, qui non ci sono, sono completamente scomparsi. Non si vede niente. Quindi, estetica, bellezza, resistenza e luminosità, perché profili piccoli uguale a molta luce in casa. Ciao e al prossimo video.